Siamo con la dottoressa Maria Giovanna Fava, che è naturalmente chirurgo-oncologa e naturalmente senologa, è molto conosciuta nella nostra provincia, molto stimata, questo lo dico senza che nessuno mi possa smentire. Dottoressa Fava, perché qui, in questa situazione, Danza alla Vita, in questa giornata? Allora, intanto grazie per l'occasione che ci date anche voi, perché ovviamente è un mezzo di presentazione al pubblico non da poco. E grazie all'associazione Danza della Vita, che è un'associazione di volontarie super, come definisco io, perché come molte altre associazioni che tra di loro fanno rete, stanno cercando di collaborare e lavorare in modo tale da ampliare questo discorso del volontariato, indirizzato soprattutto verso l'assistenza e l'aiuto per le patologie oncologiche. Grazie all'Associazione Danza della Vita oggi mi viene data un'occasione in più, oltre il mio lavoro abituale, per lanciare un'opera, una campagna di informazione e di prevenzione del tumore al seno. Come giustamente ha detto il signor Longo, io sono un chirurgo oncologo, un chirurgo generale che si occupa di senologia già da penso da oltre 20 anni, se vado a ritroso nel mio curriculum. La provincia di Reggio Calabria e tutta la regione Calabria ha un grosso handicap, che è la carenza, diciamo meglio l'assenza, del programma di screening senologico, cioè il programma di prevenzione secondario che è indirizzato alle donne, soprattutto in alcune fasce di età, dai 50 ai 59 anni, o in alcuni casi può essere allargato pure a altre età. E i programmi di screening sono dei mezzi importantissimi di prevenzione, perché permettono alle donne di fare una diagnosi quasi obbligata, perché arriva la lettera a casa attraverso l'esame mammografico e poi vengono inserite in un tunnel di controlli. E attraverso lo screening si permette la diagnosi precoce. Diagnosi precoce, quando si parla di una patologia neoplastica, significa battere contro il tempo il tumore, che è proprio una patologia tempo dipendente, perché ci permette di fare diagnosi in uno stadio molto spesso di malattia a livello iniziale, quindi vuol dire più curabile. Regione Calabria manca in tutto questo, la carenza e l'assenza dello screening poi con la pandemia Covid si è sentita in tutta Italia, non solo in tutto il mondo. C'è un'istituzione che viene chiamata Osservatorio Nazionale Screening, che va proprio a valutare gli esiti delle nuove diagnosi, dei programmi di screening per tutte le patologie neoplastiche, in modo particolare in questo caso per il campo senologico, che con la pandemia del Covid, che conosciamo tutti perché ha assorbito in maniera quasi totale le risorse sanitarie, oltre che cliniche sanitarie, ha messo in evidenza ancora una criticità. C'è quello che nel 2020 i programmi di screening sono stati stoppati in tutta Italia, in modo particolare nelle regioni come la nostra, addirittura si è arrivato quasi a un azzeramento, se non per lo screening spontaneo, significa per i controlli che le donne fanno, diciamo, da sole, da sé, a proprio carico con le proprie spese. La danza della vita mi ha permesso di puntualizzare che le donne calabresi, anche quelle della provincia di Reggio Calabria, come tutte le donne di tutta Italia, vogliono le stesse chance di cure, di diagnosi delle donne delle altre latitudini, non solo settentrionali, ma vogliono gli stessi percorsi di cura e le stesse chance diagnostiche e terapeutiche. La danza della vita, come vedete voi nella rappresentazione proprio simbolica dell'associazione, è un cerchio dove si uniscono molte mani di tutti i colori, e con questa giornata ha voluto ricreare un giorno di solidarietà, perché si basa sull'attività di volontariato non solo di noi specialisti, ma di tutte le volontarie che ci sono pure dietro le quinte. Ha voluto con oggi creare un esempio di quello che è il microcosmo clinico dell'approccio multidisciplinare che si fa nelle breast unit. Che cosa sono le breast unit? Sono delle istituzioni regolamentate da un preciso organigramma sia di risorse sanitarie che proprio strutturale e organizzativo,
dove la donna, per alcune fasce di rischio e per alcune età, entra in un percorso ben organizzato. Viene studiata a tutto tondo, viene inserita assieme a degli specialisti dedicati in un percorso altamente qualificato e dedicato per il tumore al seno. Ecco, con oggi noi, perché faccio parte pure io di questo gruppo e collaboro anche con altre associazioni di volontariato che già in passato sono state anche sponsorizzate da lei, con oggi vogliamo puntualizzare che anche da noi c'è bisogno di fissare i punti cardine di questa criticità. Le donne della provincia di Reggio Calabria, della Piana, di tutta questa zona, stanno richiedendo lo screening senologico, hanno bisogno di avere le strutture dedicate per il trattamento del tumore al seno con specialisti altamente qualificati, che ovviamente non mancano, e vogliono sensibilizzare, scusatemi un attimino la puntualizzazione, soprattutto le istituzioni, che ovviamente attraverso la pubblicità dell'evento, ma attraverso anche l'informazione che soprattutto le donne che si sono rivolte oggi a noi porteranno a casa e porteranno nelle famiglie. Attraverso questo passaparola le istituzioni dovranno capire che bisogna anche in un periodo di ripresa, che è un bisogno di ripartenza a livello sanitario, devono destinare delle risorse, delle attenzioni anche alla problematica delle donne di questa zona, e fare prevenzione per il tumore al seno vuol dire curare una malattia che non è solo una malattia ad personam o di stretto nucleo familiare, ma che è una malattia veramente sociale per l'impatto sia sulla organizzazione che sulle spese sanitarie. Grazie. Grazie alla dottoressa Maria Giovanna Fava. Naturalmente l'associazione, lo ripetiamo, La Danza della Vita è una onlus, è formata da 40 donne che hanno avuto problematiche tumorali, perciò questo, come dire, Che ancora vivono. che ancora vivono, gli fa onore, puoi tranquillamente parlare, abbiamo un microfono direzionale, perciò possiamo tranquillamente dialogare, e questo credo che sia importante in una realtà come la Piana di Gioia Tauro, come Palmi, che questa associazione possa, come dire, occuparsi di questi problemi, ampliare, come dire, anche in altri comuni, che è fondamentale, e credo che sia un esempio che deve essere seguito. Grazie dottoressa, grazie a voi tutti. Grazie.